Io penso che quell'incontro abbia smentito settimane e settimane di fake news, soprattutto sul rapporto tra me e Beppe Grillo, che è sempre stato il rapporto di due persone che si vogliono bene e che portano avanti questo movimento con tutte le proprie forze, da sempre, da quando ci siamo. Beppe lo fa ormai da oltre 10 anni. E allo stesso tempo permettetemi di dire che le stesse fake news e quindi le stesse notizie non vere ci sono sul rapporto tra me e il Presidente del Consiglio. Il Movimento 5 Stelle è unito, compatto, sostiene questo governo e Giuseppe Conte e vogliamo che sia un governo che possa governare 3 anni ancora. Per farlo abbiamo bisogno di un contratto di governo molto più forte. È molto importante dire ai cittadini quando faremo cosa e quindi sarà importante nei prossimi giorni far incontrare i nostri capigruppo in Parlamento con le altre forze politiche di maggioranza e da gennaio delineare una precisa roadmap delle cose da fare. Noi abbiamo da fare tante riforme che passeranno alla storia, per esempio quella che toglie alle regioni la possibilità di nominare i vertici della sanità. Quando ci andiamo a curare in un ospedale dobbiamo avere la possibilità di curarci in un ospedale dove a capo c'è una persona che ringrazia il suo curriculum e non un politico per stare lì. Ci sono tante altre cose da fare, salario minimo, il conflitto di interessi, una legge per la casa degli italiani che troppo spesso ancora gli viene portata via o non riescono a comprarla. Questi sono obiettivi nostri, ma abbiamo un programma da creare insieme, molto più a tappe serrate, e questo ci permetterà di rafforzare il governo. Dobbiamo rafforzare anche il movimento e per questa ragione il 15 dicembre nascerà il primo organo politico della storia del movimento, che è il team del futuro. Ci saranno ruoli organizzativi e ruoli tematici, circa 20 persone che insieme al capo politico e al garante del movimento porteranno avanti questo movimento. È un appuntamento importante, estremamente sottovalutato, che secondo me invece rappresenterà un grande cambio di passo, perché se il movimento si dota di un'organizzazione, i territori, le persone che ci votano e quelle che non ci votano avranno più organizzazione e quindi più possibilità di manifestare i propri problemi e vederli risolti.